bentornati alla nostra rubrica Dalla terra alla padella. Sono in compagnia di patron chef Anthony Marra e l'executive chef Franco Di Dio e ci troviamo a Castellana Grotte in Puglia al ristorante bistrò di Anthony Marra. Anthony, sappiamo bene che le tue ricette sono semplici ma nello stesso tempo innovativi, quindi meravigliaci! Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi andremo a fare una ricetta semplicissima ma molto gustosa. Andremo a fare una crosta di pane croccante con una farcia di filetto di orata carpacciato, una spuma di zucchina, fiore di zucca farcito e una pomata dal nostro peperone. Come procediamo? Partiamo subito con la nostra zucchina. Prendiamo la nostra zucchina. Le dosi che stiamo preparando sono all'incirca per un paio di filetti. Noi ne andremo a fare uno, ma tranquillamente se ne potranno fare due. Andiamo a tagliare a cubi molto grandi la nostra zucchina. Perché tagliamo a cubi grandi? Perché dato che andrà subito in padella con un filo d'olio e del soffritto di cipolla, il pezzetto più grande ci servirà per non far ossidare, quindi mutare il suo colore alla zucchina. Passiamo al trito di un quarto di cipolla, prendiamo la nostra padella, ci aggiungiamo un filo d'olio. In questa preparazione utilizziamo un leccino, va bene così, calcolate un paio di cucchiai, non di più. Ci andiamo ad aggiungere successivamente la nostra cipolla, fatta in maniera piuttosto grossolana, non fa niente, tanto poi verrà frullato, quindi non ci interessa. Poi avendo degli ortaggi tagliati, diciamo, in maniera grossolana, dobbiamo seguire, diciamo, lo stesso taglio sia per quanto riguarda il soffritto e sia per quanto riguarda il nostro alimento che andrà in cottura. Questo perché? Perché non comporterà alcun tipo di bruciatura alla nostra cipolla. Quindi tutto deve essere coerente in cucina, anche nei tagli. Andiamo a soffriggere quindi la nostra zucchina e nel frattempo che passeranno all'incirca dai 5 ai 7 minuti, in base alla potenza di fuoco che avete, cosa facciamo? Andiamo a prendere il nostro bel peperone, ce lo andiamo a privare dei semi. Ora Franco procederà alla pulizia del nostro peperone. Ovviamente gli ortaggi sono stati tutti lavati per bene precedentemente. Noi, diciamo, usiamo fare che all'arrivo della nostra frutta, del nostro prodotto al mattino, procediamo con la zona di stoccaggio. Quindi gli ortaggi vengono lavati, vengono asciugati fondamentalmente e poi conservati nella classica catena del freddo. Quindi in frigo a più 4, a più 2, dipende dal prodotto che stiamo utilizzando. Come vedete Franco sta prendendo il mezzo peperone, va anche bene. Cosa facciamo? Ora apriamo una piccola parentesi. Quante volte ci siamo chiesti a casa: il peperone non lo mangio, è buono, è gustoso, però mi fa su e giù, scende e sale, sembra un ascensore, non più un peperone. Qual è la soluzione? Io vi consiglio di usare questa tecnica. Andremo a sbollentare il nostro peperone in un bicchiere di latte fresco. Quindi prendiamo il nostro latte, Franco, mettiamolo nella casseruola, in questo modo qua. Bello il latte intero, non prendiamo parzialmente scremato, no? Il grasso serve, ci dà sapore, ci dà la proteina e ci dà anche il gusto, non ve lo dimenticate. Mettiamo a freddo i nostri peperoni all'interno, li portiamo in cottura. Nel momento in cui il nostro peperone raggiungerà l'ebollizione del latte all'interno, quello è il segnale che noi dobbiamo spegnere, far riposare per un paio di minuti circa e poi possiamo procedere con la ricetta.
prendiamo ora il nostro fiore di zucca, Franco. L'altro passaggio sarà questo. Prendiamo un fiore di zucca. Ovviamente il fiore di zucca, mi raccomando, raccolto fresco al mattino, perché già il giorno dopo non ha più il suo perché. Lo andiamo a pulire, lo priviamo dello stelo, del gambo, in questo modo qua. Cosa andremo a fare con il nostro fiore di zucca? Lo andremo a passare per circa 4 secondi, massimo 5, in acqua bollente. Vai Franco. In questo modo qua. Perfetto. Questo a cosa serve? Servirà a rendere i tessuti del nostro fiore di zucca più morbidi in cottura. Ed essendo ricchi, tra virgolette, di acqua, perché siamo andati ad immergerli nella nostra casseruola, ci aiuterà anche nel processo di cottura. Una volta immerso il nostro fiore di zucca, lo lasciamo riposare e passeremo alla pulizia del pesce. Come vedete, noi abbiamo già un filetto pronto per essere lavorato. Voi tranquillamente andate in pescheria dal vostro pescivendolo di fiducia, gli dite di sfilettarvi un'orata, prendete una bella orata almeno di 400 grammi, perché insomma è importante. Sicuramente troverete un'orata di allevamento, come in questo caso noi usiamo grecia. Quindi FAO 37, se vi può servire come consiglio, e l'andremo a sfilettare e a privare la nostra orata delle nostre spine. Andiamo a controllare, Franco, se c'è qualche residuo. Ok, ora procederemo alla carpacciatura della nostra orata. Come vedete, Franco, sospendi un attimo, fai vedere i nostri peperoni che hanno raggiunto l'ebollizione del latte, in questo modo qua. Ora li lasciamo riposare, come vi avevo precedentemente accennato, per circa 3-4 minuti, non di più. In questo modo il peperone rilascia quelli che sono gli aromi più forti, quindi quel sentore molto molto acceso di questo prodotto, e quindi verrà degustato anch'esso nella migliore, diciamo, nel miglior modo possibile, senza essere privato di essere, diciamo, protagonista anch'esso della nostra tavola. Andiamo, come vedete, a carpacciare la nostra orata in questo modo qua. Voi cimentatevi, le prime volte vi verrà un po' più spesso, la vostra si strapperà, non vi preoccupate, non succede niente. Man mano che si farà pratica, poi arriverete a ottenere sicuramente un ottimo risultato. Va bene così, Franco, per una porzione più che sufficiente. Vedete, con veramente delle piccole accortezze, delle idee, un po' di fantasia, amore sicuramente verso la cucina, possiamo fare dei grandi piatti. Allora, prendiamo il nostro pane, Franco. Questo è un pane del giorno prima. Quante volte dobbiamo aspettare che il pane diventi duro, diventi raffermo, per poi grattugiarlo? E poi magari a casa si frigge meno, le cotolette non si fanno, il pane va buttato. In questo caso, con questa ricetta semplice, fresca, ricca di verdure, pochissimi grassi, estiva, possiamo fare dei grandi piatti. Ora condiamo la nostra orata prima di predisporla sulla nostra fettina di pane. In questo modo qua aggiungiamo dell'olio, Franco. L'olio è una cosa eccezionale. Noi siamo produttori di olio nella nostra Puglia e facciamo oltre il 60% di produzione della nostra amata Italia, quindi possiamo vantare veramente di un prodotto che ci invidiano e dobbiamo valorizzarlo sempre più.
Ora aspettiamo qualche secondo che l'orata assorbi gli odori mediterranei che li abbiamo inserito e procediamo con cosa? Frullando la nostra zucchina. La mettiamo all'interno del nostro blender in questo modo. La aggiustiamo leggermente di sale. Vai Franco col sale. Pizzichino di pepe io ce lo metterei, ce lo vedo Franco. Hai visto quello che metti trovi? Un filo d'olio. Ci dà una bella spunta e lucentezza, basta così. Che costa. Non esageriamo. Anche quello bisogna fare attenzione. Il piatto deve essere buono, però deve essere alla portata di tutti. Chiunque a casa voglio che possa fare il nostro piatto, quindi lo possa riprodurre. Abbiamo anche fatto attenzione al costo del piatto, quindi è un piatto che chiunque con un filetto di orata tranquillamente può riprodurre, sia in quattro con due figli a casa, non è un problema, perché da mezzo filetto noi facciamo questo croccante di pane, quindi mezzo una parte, mezzo all'altra, riusciamo a fare quattro persone da un'orata, quindi è un costo tranquillo, abbordabile. Assumiamo tutte quelle che sono le proprietà del pesce, magari qualche bambino non lo mangia, qualcuno così. Noi in questo modo cosa facciamo? Incitiamo, perché gli cambiamo la struttura, gli diamo un'attenzione, una coccola in più, quindi lo stupore anche nel bambino, nella persona più grande, dice, ma cos'è? E si accinge all'assaggio. Ovviamente il piatto deve innanzitutto essere gustoso, questi sono dei principi cardini della mia cucina, quindi prima il gusto, poi l'aspetto e prima ancora deve essere salubre il cibo. Quando andiamo dai professionisti dobbiamo pretendere un cibo salubre, gustoso e poi anche l'occhio vuole la sua parte. Non facciamo che mettiamo il gambero che balla come ambeta nel piatto e ci fa le pirouette e poi andiamo a prendere un semilavorato. Cerchiamo di lavorare i nostri prodotti dall'inizio alla fine, solo così possiamo dare la nostra personalizzazione, il nostro gusto, possiamo metterci dell'estro, possiamo divertirci, giocare con i colori, con i gusti. Dobbiamo ritornare a cucinare. Stemperato il nostro frullato di zucchina, passeremo alla seconda fase di questa preparazione. Ci servirà quindi un cucchiaio e mezzo di formaggio spalmabile, lo andremo ad inserire nel nostro frullato di zucchina, lo andremo a mescolare piano piano in questo modo, a creare una crema a effetto leggermente più solido. Quindi questo formaggio spalmabile a cosa serve? Sicuramente ci darà una nota acidula che spezzerà questo contrasto, diciamo, o che ci farà contrastare meglio questa ricetta che è molto dolce, molto piacevole al nostro palato, e nello stesso tempo ci darà la forza di tenere all'interno del fiore di zucca il nostro ripieno, la nostra farcia. Non vi spaventate se vedete il composto leggermente liquido. Cosa andremo a fare noi ora? Lo andremo a mettere in un sacco a poche e a far rapprendere in frigorifero per circa 30 minuti. Vedrete che uscendolo dal frigorifero la nostra farcia sarà compatta e facilmente, diciamo, utilizzabile per farcire il nostro fiore di zucca. Come vedete Franco sta procedendo. Se non ce l'avete il sacco a poche a casa, se avete una siringa per dolci, va bene anche quella, togliete la duglia, non vi preoccupate, altrimenti prendete un pezzo di carta da forno
e vi fate un cornaletto, se avete un pezzo di carta oleata, non vi preoccupate, o addirittura, nell'eventualità, un semplice cucchiaino. Passata la nostra mezz'ora circa, ecco il nostro sac à poche con il nostro ripieno. Gli andremo a fare una piccola incisione sulla punta e andremo ora a farcire il nostro fiore di zucca che abbiamo precedentemente immerso in acqua bollente. Quindi apriamo con calma in questo modo, togliamo il pistillo centrale con un coltellino, un qualcosa, esatto, e lo andremo a farcire. Non lo farcite, mi raccomando, sino alle foglie, quindi fino alla punta del nostro fiore, andate solo nella parte inferiore, ce lo mettiamo lì e procediamo con la composta della nostra ricetta. Quindi prendiamo il nostro pane, Franco, prendiamo il pane, esatto, ci predisponiamo le nostre fettine di orata in questo modo qua. E siamo generosi, Franco. Oh, sì. Perfetto. Ci mettiamo il nostro fiore di zucca, vedete? In questo modo qua. Vedete la base? Va dentro solo la parte inferiore. Togliamo, esatto, la parte finale e iniziamo ad arrotolarlo, Franco. In questo modo qua. Piano piano. Ok. Ora vogliamo, perfetto. Ora vogliamo giocare con un po' di colore e un po' di fantasia. Prendiamo un piccolo pomodorino. Gli facciamo passare uno stecco di ciliegio, dato il periodo, all'interno del pomodoro e andiamo all'interno del nostro ripieno a mettere il nostro stecco. Verrà ora cotto in forno a una temperatura di 180 gradi per circa 12-13 minuti. Il segnale sarà il pane avrà avuto, avrà assorbito, diciamo, la cottura e quindi si svilupperà questa crosta semidorata del nostro pane, questa croccantezza che darà vita a delle emozioni del nostro palato, e possiamo infornarlo. Bene, passiamo a l'ultimo passaggio della nostra ricetta. Vi ricordate i nostri peperoni fatti dare un bollore? Abbiamo fatto dare un bollore nel nostro latte per togliere quell'effetto di ascensore, così chiamato volgarmente. Lo mettiamo nel nostro blender. Ve lo rispiego. Abbiamo preso un bicchiere di latte fresco, l'abbiamo messo in casseruola. A freddo le abbiamo messo il nostro peperone tagliato, al raggiungimento del nostro bollore abbiamo spento il nostro fuoco e lasciato riposare per circa 45-50 minuti in modo tale che va a rilasciare tutte quelle che sono i sapori più intensi che potrebbero crearci qualche fastidio. A questo punto li aggiungiamo nel blender, li mettiamo un paio di cucchiai di ghiaccio, perché questa maionese che accompagnerà il nostro piatto sarà completamente fredda, ok? Ci aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva, in questo un altro po', Franco, grazie, e ora procederemo al mixaggio del nostro peperone. Via! Facciamo frullare per circa 25-30 secondi, otterremo una salsa di una consistenza molto molto fluida.
versiamo il nostro mix in una bowl. Vedete la consistenza bella delicata, non deve essere molto corposa perché deve andare leggermente a bagnare il fondo del nostro piatto, quindi non deve essere molto invasiva la nostra salsa, ma bella, come vi devo dire, più lenta del solito. Ora prendiamo la nostra orata dal forno. Come vedete, il nostro pane ha acquisito un colore leggermente dorato. Questa sottigliezza del nostro pane ci darà quella croccantezza, come schiacciare una patatina, cram, sotto i denti, quindi ci darà allegria al nostro piatto, perché il suono del croccante trasmette allegria, il sapore della nostra orata, il fresco del fiore di zucca, la farcia all'interno molto estiva a base di zucchina e del nostro formaggio spalmabile, e il nostro, diciamo, la nostra maionese in versione più lenta della nostra salsa di peperone. Ok, andiamo a comporre il nostro piatto. Mettiamo un cucchiaio e mezzo del nostro mix di peperone in questo modo qua. Guardate già il colore delicato, bello, elegante. Io mi eccito, non ci posso fare niente. Ok, mettiamo il nostro croccante in questo modo qua. Ok, decoriamo con della portulaca. In dialetto, per chi si chiede cos'è questa portulaca, apurchiaz. Quindi non vi state, è un'erba che nasce spontanea nei campi, benefica, antitumorale, va usata. I nostri nonni la usavano a insalata, noi l'abbiamo anche rivisitata, e non vi prometto niente, ma andremo a fare una ricetta successivamente con la nostra portulaca. Quindi continuate a seguirci perché ne vedrete delle belle. Questo è il nostro croccante di pane con un carpaccio dorata, un fiore di zucca farcito e della crema di peperone. Signori, buon appetito, e ricordate, una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao.